Ciao a tutti, sono Filippo Costa, professore e blogger. Benvenuti nel mio canale, dove con l'aiuto di molti docenti recensirò alcune novità editoriali di Idea Scuola. Mi raccomando, non mancate. Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento in compagnia dei nuovi libri di testo per la scuola. E in questi giorni ho approfondito un corso di scienze per la scuola secondaria di primo grado dal titolo Meet Science, ovvero Incontra la scienza. Per me è stato un incontro molto positivo grazie alla guida esperta di tre docenti che hanno progettato questo manuale: Luigi Leopardi, Massimo Bubani, Michele Marcaccio, e alle capacità narrative di Luca Perri, affermato divulgatore scientifico che li ha affiancati. Ora vorrei presentarvi le novità di questo corso dialogando insieme a chi usa questi manuali tutti i giorni in classe. Ci colleghiamo infatti con la mia collega Teresa. Buongiorno Teresa, tu da anni insegni scienze nella scuola secondaria di primo grado, sicuramente avrai un'idea chiara di cosa cercare in un libro. Buongiorno Filippo, effettivamente sì, per me ci sono alcuni elementi fondamentali da rispettare. Certo. Il testo deve essere chiaro, facile da studiare e in grado così di far capire a ragazze e ragazzi quanto sono interessanti e importanti le discipline scientifiche. Se intendo bene, cerchi in primo luogo di appassionare gli studenti alle scienze. Più nel dettaglio, che strumenti utilizzi? Parto da domande che possono sorgere dalla loro esperienza quotidiana per mostrare che le scienze sono in grado di rispondere a molti interrogativi. Mm-hmm. Ma soprattutto faccio toccare con mano, attraverso la sperimentazione, se quello che studiano è corretto. E in questo modo lavorano in gruppo, partecipano e condividono. Sono tre aspetti fondamentali anche per la comunità scientifica. Giovani scienziate e scienziati, dunque. In prospettiva, chissà, potrebbero diventarlo, certo. Infatti mi piacerebbe dare sempre più spazio nelle lezioni anche al confronto con scienziate e scienziati impegnati sul campo, affinché i ragazzi possano orientare le loro scelte future anche grazie al dialogo con chi fa scienza. Esperienza quotidiana, lavoro cooperativo e orientamento. È corretto dire che sono tre concetti chiave per te? Sì, anche se li considero solo strumenti per contribuire alla crescita della persona, obiettivo a cui le scienze danno un apporto insostituibile. Allenare gli studenti a ragionare, applicare le loro conoscenze, comprenderne i risvolti per sé e per gli altri, io penso che siano aspetti fondamentali affinché crescendo diventino cittadini con il coraggio e la voglia di affrontare altrettanto ragionevolmente le grandi sfide personali e globali. Questo è un punto davvero interessante, grazie per averlo sollevato. Ti riferisci in particolare agli obiettivi di Agenda 2030? Anche, ma non solo. Questi ultimi anni ci hanno insegnato che salute umana, animale e degli ecosistemi sono profondamente interconnesse. Vorrei quindi uno strumento che mi aiutasse a lavorare con le classi in prospettiva One Health, cioè di salute unica, attraverso percorsi interdisciplinari volti a ripensare il rapporto tra essere umano e natura. Grazie mille Teresa. Grazie a te Filippo, ciao. Ciao. Quanti bei spunti sono emersi da questa chiacchierata? Penso che questo corso sia molto adatto a Teresa, perché Meet Science propone la scienza come incontro con la realtà esplorata a partire dai fenomeni più vicini per arrivare a quelli globali, con chi fa scienza per orientare le scelte future, ma anche con i coetanei, perché valorizza il lavoro cooperativo. E ancora, incontro tra discipline, proposte in modo integrato nelle indagini STEM e nell'approccio One Health. Meet Science lancia un grande invito ad andare insieme incontro al futuro. Per tutte le altre informazioni puoi consultare la scheda su deascuola.it. A presto.